Uslop Web Radio, la voce dell'avvocatura. Francesco, ben trovato su Uslop Web Radio. Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Francesco Rubera è procuratore munito di Procura Generale alla Difesa Tecnica dell'agente della riscossione e anche abilitato alla professione di avvocato e quindi difensore tributario. Caro Francesco, siamo abituati a sentirti nelle pillole di IPGT, nelle pillole che la mattina mandiamo in diretta in Svegliati Avvocatura in collaborazione con l'Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria, però oggi qui sei in un'altra veste perché facciamo uno speciale. Sì, esatto. Sì, parleremo di questo argomento interessante che sta un po' coinvolgendo insomma tutta la stampa anche a livello nazionale. Esatto. Relativamente al pignoramento dei conti correnti. Esatto, infatti ha fatto rumore, scalpore mediatico, diciamo così, si legge di tutto di più, alcune notizie che sembrano addirittura notizie abbastanza datate e molte da mettere a fuoco, così come ci siamo detti nel pre-intervista. Allora, partiamo proprio dal titolo: mitologia giuridica, agenzia delle entrate, riscossione e pignoramento dei conti correnti a partire dal 1 luglio. E vorrei proprio partire dalla prima domanda generica, cioè quanto c'è di reale in queste notizie di cui abbiamo testé parlato: pignoramenti dei conti correnti dal 1 luglio, con la nascita di questo nuovo ente pubblico di riscossione, procedura senza controllo del giudice dell'esecuzione, è quella che maggiormente attira l'attenzione dei lettori. Verità, mito o cos'altro? In realtà proprio il titolo stesso della puntata di oggi, mitologia giuridica, ti dice che in effetti si tratta di un argomento, perché si creano, sai, quei famosi falsi miti su cui poi si vanno a costruire notizie che sono semplicemente notizie distorte. Certo, per attirare per attirare un'attenzione senza però andare a studiare a fondo il problema, oppure captando l'attenzione soltanto su fatti marginali. Allora, con te facciamo luce. Allora, in realtà, come già affermato Equitalia con un comunicato del 5 giugno 2017, il nuovo soggetto giuridico, grazie appunto all'intervento legislativo avvenuto con il decreto 193 del 2016, avrà solo una possibilità maggiore di attingere notizie patrimoniali dei contribuenti morosi al pagamento dei tributi, utilizzando, diciamo, in maniera più razionale l'interazione tra le varie banche dati che già peraltro esistono sia dal 1 luglio del 99, ma per quanto riguarda proprio le notizie relative ai conti correnti bancari dei contribuenti, c'è tutta una normativa che risale al 2006. Per questo ti dicevo che la notizia tanto che girava con tanta enfasi a me sembrava addirittura anzianotta. Sì, è una notizia anzianotta, perché tieni conto che il pignoramento dei conti correnti bancari appartiene al più ampio genere del pignoramento presso terzi. Certo. Quindi vengo appunto al secondo punto della domanda, ossia riguardo alla tutela giurisdizionale del contribuente in ipotesi di assenza del giudice dell'esecuzione. Si tratta in realtà di una forma speciale alternativa rispetto al pignoramento tradizionale. Questa forma di pignoramento è stata prevista dall'articolo 72 bis del DPR 602 del 73, che proprio riguarda il rito speciale dell'esecuzione forzata fiscale, cioè esattoriale, e che questo rito è stato introdotto con il decreto legge 203 del 2005, quindi una norma che risale addirittura al 2005 e che oggi viene enfatizzata in maniera così propositata, ecco, vorrei dire. Ok, perché insomma tu hai detto sostanzialmente, scusami se riepilogo, ma io non sono un esperto della materia, mi piace capire a fondo, è stato soltanto rimaneggiato, nel senso che razionalizzato l'uso degli strumenti anche informatici per arrivare allo scopo che comunque era già fissato sin dal 2005, come ci stai dicendo. Sin dal 2005. Infatti la norma in realtà che cosa prevede? Prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria solo in via eventuale, laddove il terzo pignorato oppure il debitore abbiano degli elementi validi per contestare l'azione dell'agente della riscossione. Infatti l'articolo 72 bis del 602, che è stato modificato peraltro dalla legge 262 del 2006, cosa ha previsto? Ha previsto al primo comma che il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere
In luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma numero 4, che sarebbe la citazione del pezzo che normalmente si fa per il rilascio della dichiarazione giudiziale, invece ha previsto l'ordine di pagare direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede. Perché quindi... è certo che ci sono i soldi e quindi ti do direttamente l'ordine, salto il passaggio del... Il passaggio giudiziale. Il in passaggio realtà... Sì, in realtà questa forma cosa ha previsto peraltro? Ha previsto che per i crediti che sono già maturati, quindi sono già scaduti, entro 15 giorni il debitore deve effettuare appunto il pagamento. Invece per i crediti ancora a scadere, non ancora esigibili ma certi comunque, alle rispettive scadenze per le restanti somme il debitore, cioè il terzo, il cosiddetto debitore-debitore si dovrà adempiere. Ho capito. Quindi la norma cosa fa? In realtà non fa altro che lasciare alla discrezionalità dell'agente della riscossione, laddove appunto afferma può contenere il luogo della citazione di quell'articolo 543, lascia la discrezione dell'agente della riscossione l'adozione in via giudiziale, cioè della via giudiziale oppure della via amministrativa appunto alternativamente. E scusami, come esercita discrezionalmente questa sua facoltà? Nel senso, se sono certo che ci sono i soldi vado in via amministrativa, se non sono certo che ci sono i soldi aspetto la dichiarazione del terzo, come funziona? Sì, infatti funziona così, che questa discrezionalità normalmente nell'attività del 72 bis viene esercitata in relazione appunto alla aspettativa più o meno certezza dell'esistenza del credito. Quindi maggiore questa certezza, allora è più facile agire attraverso l'adozione della via dell'ordine di pagamento anziché dell'altra. Okay. Quindi in sostanza verrebbe nel primo caso bypassata la fase della cognizione dell'accertamento giudiziale all'interno del processo di esecuzione. Lo stesso articolo però cosa prevede? Poi prevede che in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si possa procedere previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile. E quindi si ritorna in un alveo a noi più conosciuto e ordinario, se vogliamo. E ritorna all'alveo appunto del giudizio ordinario, all'applicazione del 543 appunto. Ok, senti, ma così come è formulata comunque questa norma, da quello che leggiamo, quindi l'articolo 72 bis del DPR che hai citato, il 602 del 73, comunque potrebbe far sorgere anche legittimi dubbi di costituzionalità. Allora ti chiedo, se non erro, la Corte Costituzionale era già stata investita di una problematica del genere, o no? Sì, dici bene, la questione era già stata sollevata alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Genova con l'ordinanza del 7 dicembre 2007, la numero 87. La Corte Costituzionale si era pronunciata con l'ordinanza 28 novembre 2008 e l'ordinanza è la numero 393 e in questa ordinanza ha dichiarato la questione inammissibile, ma è tuttavia importante sottolineare che non solo ha dichiarato inammissibile la questione, ma la Consulta si è anche spinta oltre dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, trattando anche nel merito la questione. Ah, quindi è entrata nel merito. È entrata nel merito secondo il principio della doppia motivazione, appunto affermando che all'agente di riscossione è devoluta la facoltà di scelta e che non vi è una disparità di trattamento tra i debitori esecutati legata alla scelta discrezionale dell'agente della riscossione. Appunto, su se adire giudice delle concitazioni di terzo oppure notificare... Scusa, ripeti questo, se sul se adire il giudice dell'esecuzione oppure notificare l'ordine di pagamento. Secondo la Corte Costituzionale, appunto, in questa bellissima ordinanza, la scelta dell'uno o dell'altra procedura sfugge al controllo sì della volontà del terzo pignorato e del debitore, ma non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente e né una rilevante disparità di trattamento fra i debitori esecutati. Questo perché questi soggetti sono portatori di un interesse di mero fatto, secondo appunto l'ordinanza della Corte, rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di esecuzione e se anche perché gli opponenti possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, seppur appunto nel rito fiscale vi sono dei limiti previsti dall'articolo 57 del 602
E infine, ecco, la cosa importante è che la Corte afferma in questa ordinanza che non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali. Quindi in realtà, ecco, non verrebbe assolutamente compromesso, secondo la Corte, il diritto di difesa. Chiarissimo, chiarissimo. E mi sembra anche di capire che te aderisci totalmente a questa motivazione. Ma Francesco, ritorniamo un attimino al pignoramento dei conti correnti e questo famoso, famigerato, secondo alcuni, utilizzo razionale delle banche dati, come precisato nel comunicato di Equitalia. Allora, mi chiedo e ti chiedo soprattutto, com'era possibile prima? E come sarà possibile poi andare a intaccare, andare a colpire un conto corrente del debitore per i debiti col fisco, cioè proprio operativamente parlando? Beh, come è noto, nel contratto bancario di apertura di credito, i versamenti effettuati dal titolare del conto corrente e anche i bonifici ricevuti da terzi sul conto possono, come si sa, essere pignorati sino a concorrenza del saldo positivo del conto e possono essere pignorati da qualsiasi creditore, quindi non Questo solo sì, dall'Italia. è questo sì. Infatti, abbiamo detto prima che il pignoramento del saldo positivo del conto corrente è una specie del più ampio genus del pignoramento presso terzi. Sì, ovvio, ovvio. Anzi, in questa fattispecie, diciamo, la banca, addirittura oserei spingermi oltre, dire la banca è depositaria di somme di proprietà del correntista, quindi più che un debitor debitoris, l'istituto bancario è un mero depositario, almeno appunto per quanto riguarda il rapporto di conto corrente ordinario. E quindi nel caso di specie si tratta di capire, sì, la tua domanda è come si svolgeva ieri la fase delle indagini finanziarie dirette ad appurare l'esistenza di somme in conto o rispetto appunto a come avverrà domani. Come avverrà domani, esatto. Ebbene, in passato esisteva una norma che era l'articolo 37,4 del decreto legislativo 4 luglio 2006, numero 223, che è stato poi convertito nella legge 248 del 2006. Questo articolo ha modificato appunto l'articolo 7 che regolamenta proprio queste fattispecie, dei commi 6 e 11 del DPR 605 del 73. Con questa modifica è stata introdotta la cosiddetta anagrafe dei conti. Che cos'è in realtà questa anagrafe dei conti? La novella ha introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare appunto all'anagrafe tributaria l'esistenza e la natura di qualsiasi rapporto che costoro intrattengono appunto con la clientela, con Ok, l'indicazione dei perfetto. dati anagrafici e tributari, compreso anche il codice fiscale. Quindi io apro un qualsiasi conto corrente, sia alle poste, sia in un istituto bancario, anche, che ti posso dire, online, qualsiasi cosa, e comunque loro sono oggetto di specifica norma che prevede quel soggetto con quel codice fiscale venga inserito in una banca dati dei conti correnti. Infatti, se hai fatto caso, qualsiasi rapporto intratteniamo oggi con le banche, la prima cosa che chiedono in banca è appunto il codice Eh fiscale. certo, E questo evidente. appunto per questi motivi, perché le banche appunto sono sanzionate nell'ipotesi in cui non assolvono a questi oneri, diciamo, cui sono tenuti da questa Ok. normativa speciale. Senti, e chi può accedere a questa anagrafe dei conti in virtù dell'attuale normativa? E ti chiedo anche di più, perché in relazione alla tua risposta sui soggetti, io vorrei sapere anche quali garanzie noi Certo. si possa avere il soggetto, persona privata oppure persona giuridica, per il rispetto delle libertà sue fondamentali e dei contribuenti, anche riguardo alla loro privacy, perché voglio dire, i conti correnti possono avere anche rapporti assolutamente legittimi, ma che io ritengo possano avere un elevato grado di privacy. Certo, sicuramente, ma questo infatti è stato previsto anche da questa normativa. Infatti, questa sezione appunto di notizie che vengono fornite all'anagrafe tributaria dagli operatori finanziari, appunto sono obbligate a fornire queste notizie, viene archiviata in un archivio apposito dell'anagrafe tributaria che si chiama Archivio dei rapporti con operatori finanziari. Rapporti con operatori finanziari. Sì, Ok. Archivio dei Sì, rapporti sì, con sì, sì. operatori finanziari. Sì. Tieni conto che dal 91 ad oggi si sono susseguite una serie di interventi legislativi che hanno ampliato e potenziato appunto questa anagrafe dei conti.
Così, ad esempio, è stato posto l'obbligo in capo agli intermediari finanziari di comunicare, questo a partire dal 2006, all'anagrafe tributaria, non solo l'esistenza dei rapporti con la clientela, ma anche la natura degli stessi rapporti. Quindi non solo conti correnti, ma anche l'esistenza di possesso di titoli, di azioni, Ah, di investimenti. quindi tutto quanto quello che è il deposito collegato a quel conto corrente. Quindi carte di credito, anche carte di credito, carte di debito, qualsiasi cosa. Tieni conto che questo serve non solo per diciamo, ampliare i poteri delle indagini finanziarie, dell'amministrazione finanziaria e anche degli agenti di riscossione, ma questo si estende anche alla possibilità di altri settori del mondo del diritto. Ad esempio, la legge 269 del 2000 ha esteso l'utilizzo di queste banche dati a diverse tipologie di operatori del diritto, diversi dall'amministrazione finanziaria, per l'espletamento di accertamenti, ad esempio finalizzati che so, all'acquisizione di mezzi di prova o di fonti di prova nel corso di procedimenti penali, oppure in fase di indagini preliminari o nelle fasi successive dei procedimenti penali. È il privato, magari difeso da un avvocato del libro foro che intende esercitare la tutela del proprio diritto o comunque il pignoramento su conti correnti, può accedere a questa anagrafe? Beh, no, allora, sotto questi aspetti c'è proprio un'elencazione Te pareva? determinata. Scusa, te pareva però. Mannaggia. Perché sarebbe troppo invasivo, capito? Certo, in quel caso è troppo invasivo. Vabbè, fammi essere un po' critico, Francesco. Comunque Sì. non può, la risposta è non può. Io non posso tutelare l'impresa di Pinco Pallino SPA perché non ho accesso a questa No, però utilissima come tu banca. sai, puoi anche avvalendoti di tuoi mezzi capire se quel soggetto intrattiene dei rapporti economici, certo non con la precisione come possa farlo lo Stato. È evidente, lì c'è una precisione chirurgica, un borbandamento Ma chirurgico, d'altronde, qui sai, a pioggia così. d'altronde anche gli interessi tutelati sono diversi, cioè l'interesse di un creditore privato non è come l'interesse dello Stato al recupero delle somme, ecco, quindi ci No, sarebbe una per carità, giustificazione. capisco perfettamente tutta la ratio che sta dietro, ma era più che altro una battuta, lasciamelo passare anche perché, insomma, in questo periodo, soprattutto nel quale si muore sì di debiti, ma soprattutto di crediti, diciamo che una più. Tu immagina se ogni creditore potesse venire a conoscenza di quanti soldi ognuno di noi ha in banca, ci scoppierebbe un po', penso, Eh beh, una zavorra del certo, mondo. con un titolo esecutivo in mano magari potrebbe pure farlo. Vabbè. Quindi, perfetto Comunque, tutto. Scusami, ti su avevo questo ti interrotto. volevo dire, Sì. sì, in base alla domanda che mi hai posto, che c'è un'elencazione che fa la norma sull'accesso all'anagrafe dei conti. Da prima, appunto, la legge 220 del 2006 ha stabilito che uno di questi è il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, Certo, oltre ovviamente gli certo. agenti della riscossione, poi l'ufficio italiano dei cambi, il direttore anche della direzione investigativa antimafia, l'autorità giudiziaria in generale, il Ministero dell'Interno, ecco, sono tutti soggetti abilitati a poter accedere all'anagrafe dei conti. Chiarissimo. Senti, allora, in conclusione, sei stato veramente eccezionale e mi hai fatto capire anche una materia che, ti ripeto, non è la mia di applicazione pratica professionale tutti i giorni, ma soprattutto mi è ostica. Con te invece la riesco a capire. Ma allora, a questo punto, anche qui una domanda fulminea con una risposta altrettanto fulminea. Se è vero che questa procedura, come ci hai spiegato, esiste già da oltre un decennio, perché la prima norma da te citata è del 2005, perché tutto questo allarmismo adesso su questo nuovo soggetto che nasce? Sui suoi poteri nell'uso del pignoramento dei conti correnti? Dove sta il problema Beh, comunicativo, guarda, mass mediatico? sì, sicuramente è un problema mass mediatico. In questa notizia c'è sicuramente una forte distorsione che nasce probabilmente da qualche strumentalizzazione, e fammelo anche dire, potrebbe anche essere qualche strumentalizzazione politica, come sempre accade in Italia negli ultimi anni. E poi, sai, in questo clima in cui Vabbè, non ti esporre, non ti esporre, lo conosciamo tutti il clima, non ti rimetto aggettivarlo. un po' sotto, tieni conto che in autunno si andrà a votare, quindi potrebbe esserci qualche speculazione. Ho capito, vabbè, Comunque, in vedi. ogni caso, voglio dire, in verità il decreto 193 del 2016 ha introdotto sì una leggera modifica rispetto al passato. Infatti ha introdotto che cosa? Proprio ha disciplinato questa razionalizzazione delle banche dati.
Al capo primo, che si intitola appunto Misure urgenti in materia di riscossione, è stato inserito l'articolo 3 che porta come titolo Potenziamento della riscossione. In questo articolo, questo te lo leggo testualmente, è Vai. sancito che cosa? È sancito che a decorrere dal 1 gennaio 2017, poi come sappiamo è stata spostata Al primo l'ingresso luglio. al 1 luglio, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto legge 30 settembre 2005 numero 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 numero 248. All'articolo 72 ter del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 73 1962, dopo il comma 2 bis è stato inserito il seguente comma 2 ter. Metti bene il telefono cosa perché sennò dice non ti sentiamo bene. Eh? Metti bene il questo telefono, vai. comma 2 ter dice: ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle Entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego accedendo direttamente in via telematica alle specifiche banche dati dell'INPS. L'Agenzia delle Entrate, riscossione, è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto. Quindi Quindi, è stato ampliato alla banca dati dell'INPS anche. Sì, come tu puoi ben capire, è stato avviato con la banca dati dell'Inps. Si tratta quindi di rafforzare l'attività di indagine finanziaria attraverso l'utilizzo più razionale appunto di questi dati intrecciati che provengono appunto sia dall'anagrafe tributaria che già esistevano dal 2006, anche da prima, Certo. con gli archivi anche dell'Inps. Vabbè, questo, questo è il portato della notizia, che ovviamente mi è consenti, stata. voglio adesso concludere con un Vai. slogan che è questo, cioè dico. Se l'idea è quella di pagare tutti per pagare meno, secondo me non bisogna temere le regole che consentano l'efficienza del sistema. Piuttosto Certo. bisogna temere le regole che hanno garantito l'inefficienza del vecchio sistema. Vero. Quindi, a Bello mio questo. avviso, creare allarmismo non è fuori luogo in questo momento, ma urta contro il principio dell'efficienza della pubblica amministrazione. Assolutamente, soprattutto urta contro il sentimento dei giuristi che vogliono leggere un qualche cosa di non politicamente orientato o di peggio, errato giuridicamente, ma vorrebbero leggere dei commenti seri. Bene, caro Francesco, con te oggi questo commento finalmente può essere reso pubblico tramite YouSlow Web Radio. Io ricordo ancora che il dottor Francesco Rubera, procuratore munito di procura generale alla difesa tecnica dell'agente della riscossione e abilitato alla professione di un avvocato, quindi difensore tributario, è associato di AIPGT, Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria. Lo sentiamo sempre ogni mattina con le sue preziose pillole, ancor di più con questo speciale, e torneremo ben presto con te e con tutta AIPGT per anche smascherare altre notizie fasulle e o sbagliate. Francesco, grazie infinite. Io ringrazio te, ringrazio tutti i radioascoltatori e auguro a tutti una buona serata. YouSlow Web Radio. YouSlow.